allora, video haul, quindi vi faccio vedere tutto ciò che ho comprato in questo periodo. Abbigliamento, ovviamente, e forse anche scarpe vi devo far vedere, che le ho prese da un po' di tempo, ma non ve le ho fatte vedere, quantomeno non tutte, perché ne avevo preso tipo due paia che non vi avevo fatto vedere. Comunque, bando alle ciance, iniziamo subito. Come al solito, sono andata anche da Civici Moda, vediamo. Allora, inizio subito con un maglioncino meraviglioso che ho messo per il pranzo di Natale che abbiamo fatto a casa della mia amica Betty con tutte le mie amiche e ci siamo scambiate i regali, insomma, molta, molta atmosfera natalizia. Avevo una gonna di pizzo, anzi, nera sotto ma rivestita di pizzo color panna e questo maglioncino troppo Natale, che peraltro è identico al mio rossetto. Eccolo qua, è un maglioncino, vedete, molto pelosino, in questo colore fantastico, il colore di stagione, sangria, borgogna, bla bla bla, con tutti questi fiocchettini che sono tipo ricamati sopra, come vedete. È un maglione delizioso, mi piace da morire, è leggermente più lungo, vedete, leggermente più lungo dietro. Niente, un maglione semplicissimo, ma secondo me è troppo adatto alla stagione, troppo natalizio e soprattutto super morbido. Poi l'ho pagato una sciocchezza, l'ho preso da un cinese, uno qualunque, non aveva, non è il CVG Moda dove vado di solito, l'ho pagato 16,90 euro. Poi ovviamente sono stata anche da H&M, sapete che H&M e CVG Moda quest'anno hanno le cose che mi piacciono di più. CVG Moda, come sempre, H&M va a stagioni, cioè ci sono delle stagioni in cui tutto quello che porta H&M mi piace e altre stagioni in cui non mi piace niente di ciò che porta H&M, ma penso un po' succeda a tutti. Metto il maglioncino nella gruccia, ve lo faccio vedere. È un maglioncino sempre molto in stile puccioso, come insomma l'altro che vi ho fatto vedere, ed è questo qui. Scusate, è molto sgualcito, infatti lo dovrò stirare. È di questo rosa cipria, non dico confetto perché è un altro rosa confetto, questo è proprio un rosa cipria con questo enorme cuore di paillette, come vedete sono tutte delle paillette attaccate, scollo rotondo, semplicissimo, ma sono molto in fissa con questo tipo di maglioncini e questo l'ho pagato una fesseria, infatti costa soltanto 19,95 e mi piace tantissimo. Da H&M però ci sono stata due volte. La prima volta ho preso quel maglioncino che vi ho fatto vedere, la seconda volta ho preso altri due maglioni che vi faccio vedere adesso, uno costava pochissimo e l'altro mi è cascato tutto e l'altro era in offerta e quindi costava pochissimo anche quello e quindi li ho presi entrambi. Volevo un po' rinnovare il parco maglioncini, ne ho tanti però un bel po' li voglio anche dar via. Allora, uno è questo, sempre lo mettiamo sulla gruccetta ed è questo super maglioncione, vedete? Perché è veramente grosso, nel senso di grande, è anche bello grosso come trama. La trama è questa, vedete, delle sorte di nodini. Qua si creano con il punto della maglia che hanno utilizzato. Questo è addirittura una XS, quindi pensate quanto è grande, perché è una XS, ma è di quelli molto molto lunghi, molto molto larghi. E in effetti qua sembra color panna, ma è un rosa cipria chiarissimissimo. E anche questo l'ho pagato pochissimo, ossia 19,99. Vedete, è una XS. Altro maglione che ho preso, sempre di questi super giganti, nel senso grossi grossi, caldi caldi, che ovviamente in questo periodo insomma vanno benissimo perché io muoio di freddo. A Milano credo nevicherà, se non domani ci siamo quasi, però per Natale avremo la neve secondo me. Questo costava 29,99, però l'avevano messo nel reparto sconti e quindi costava 20 euro, quindi praticamente come gli altri. È un maglione con col classico disegno, diciamo, del norvegese, fioccodine vestilizzato, questo qua, no? Eccolo. È sul rosa antico, è nero. La manica particolarmente raglan, cioè di quelle che sono tagliate così, vedete, che non hanno la cucitura qua nella spalla, ma hanno la cucitura che parte da qua. E anche questo è molto molto lungo, leggermente più lungo dietro di quelli da mettere assolutamente con leggings o anche se mettete dei collant molto pesanti, delle calze molto pesanti come mini abito in sostanza. Ultima tappa, abbigliamento, l'ho fatta da Mixery, che è questo negozio che vi avevo già fatto vedere, credo l'anno scorso, sempre sotto Natale, avevo preso un bel po' di cose. Lo trovo al centro commerciale di Assago, il Milano Fiori, mi piace moltissimo come negozio, ma
a giro, cioè ogni tanto vado, non vedo niente di che, e invece questa volta c'erano due cosine che mi piacevano e quindi le ho prese, però le ho già prese da un bel po' di tempo, era tipo metà novembre più o meno. Allora, la prima che ho preso è una maglia molto carina, leggera, quindi comunque una maglia per andare, che so, in qualche locale o comunque da mettere sopra con un cardigan, perché adesso fa un freddo cane, come vi ho detto. Allora, è una maglia di quel cotone super morbido, forse viscosa addirittura. A me piace moltissimo la viscosa per come casca, vediamo. È 96% viscosa, infatti la riconosco sempre la viscosa, di quelle maglie molto morbidine. Anche questa è sgualcita, va stirata. Ha questa scritta così molto molto fashion, dietro è semplicemente liscia così, e mentre davanti ha questo davantino in pizzo trasparente. Questa mi pare di averla pagata 24, sì, forse questa l'ho pagata una ventina di euro, non lo ricordo con esattezza. L'ho presa insieme alla gonna, che invece vi faccio vedere adesso, che invece ho pagato 29, no, sì, 29,90, perché la maglia l'ho già messa e ho staccato l'etichetta. La gonna è una gonna di Ecopelle rosa cipria. Sapete che rosa cipria è il mio colore preferito in assoluto, con la banda sotto però nera. Eccola qua. Questa la trovo deliziosa, con un semplice maglioncino nero. Secondo me fa già tutto il look da sola proprio. Stivali, mi piace tantissimo con gli stivali, soprattutto quelli che avevo preso l'anno scorso da Choice, che erano tipo il modello di Givenchy, fantastici. Eccoli, eccoli, eccola, non eccoli. Questa la cernierina dietro dorata così a vista, che è un altro particolare che mi piace particolarmente. E finisco il video con l'abbigliamento, con dei pantaloni, dei jeans, ma comunque sono in un tessuto molto morbido, molto molto elasticizzato, non rigido come quello dei jeans. Il colore è questo, un bel borgogna, un bel sangria, chiamatelo come volete. Molto a vita alta, dietro sono semplicissimi con le taschine, proprio col taglio jeans. Hanno soltanto questa etichetta qua dorata dove c'è scritto jeans, ma in stra mega piccolo, vedete? Niente, davanti sono i classici 5 tasche, molto 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 semplici, leggermente slavati qua sulla gamba, a vita altissima. Sto amando i jeans a vita altissima perché mi tengono caldo, mi tengono proprio tutta la fino alla schiena, cioè tutta la schiena fino alla vita coperta, e non come quando andavamo in giro con i jeans a vita bassa, che appena ci inchinavamo c'era tipo l'esposizione dell'acqua qualunque, vedevi in giro certi occhi di Sauron, che vabbè, occhio di Sauron. Questa l'ho rubata a un mio amico che l'aveva detto una volta e ero rimasta sconvolta. Io, ai, che senso occhio di Sauron? Poi l'ho capita, vabbè. Mamma mia. Ok, quindi questi pantaloni, vi faccio vedere le scarpe e ho finito. Allora, di scarpe ne ho preso due paio. Un paio l'ho preso nel negozio dove ho preso quel maglioncino bordeaux con fiocchettini, sempre da quel cinese. E sono sempre scarpaccioni gigantesche, grosse, col tacco altissimo, con la mega zeppona. Insomma, il tipo che porto io. E sono nere, con il tacco anche ricoperto di pelle, e queste le uso soprattutto la sera se devo uscire e andare per locali, perché mi permettono di avere un tacco altissimo, quindi essere un po' alta anche io, perché sono bassa 1,63 m, però essere molto molto comoda, perché ripeto hanno un grosso plateau davanti. Eccoli qua, sono proprio degli scarponcioni giganteschi come zeppona, e questi sono praticamente, se non identica, la riproduzione quasi identica degli Yves Saint Laurent Pumps Boot. Sono esattamente così, cioè si caratterizzano gli Yves Saint Laurent proprio per avere questa mega zeppona qua davanti, questo mega plateau davanti, e il tacco è esattamente fatto così. Sono di una comodità, cioè io non ho mai avuto delle scarpe così alte che siano così comode. Ovviamente de gustibus possono fare anche molto molto schifo, a me piacciono tantissimo ovviamente, perché sono un po' fissata con questo genere di scarpe da quando avevo preso le Jeffrey Campbell in poi. Da lì niente, mi è presa la mania, ormai sono 2 anni che ho la mania delle scarponcione così brutte, tozze, grosse, e quindi possono far schifo, e lo capisco. Le altre scarpe invece le ho prese sempre da CVG Moda. Allora, quelle lì le ho pagate 20 euro, quelle che vi ho appena fatto vedere. Queste le ho pagate, mi pare 29, sì, 29 euro da CVG Moda. Praticamente sono identiche a quelle che vi ho fatto vedere, sono che sono aperte sul lato e sono marroni. Eccole qua. Sono fatte esattamente così. Vedete, il tacco qua non è ricoperto, ma è tipo legno.
Sono marroni così con le cinghie. Insomma, ragazzi, io ve le faccio vedere, ma sentitevi libere di dirmi che vi fanno schifo. Cioè, a me che problema mi pongo? Io molte volte mi dicono: scusa, Silvia, ti volevo dire che le scarpe mi fanno schifo. Ma c'hai ragione, è vero! Cioè, ma ragazze, voglio dire, mi gusti. Cioè, che problema c'è se una persona mi scrive sotto il video che le mie scarpe fanno schifo? Cioè, non succede niente, io. Cioè, io ci rido di queste cose, va benissimo, perché voglio dire, a me, tipo, quando vedo quelle che vanno con le scarpine tutte sottiline, sottiline, dico, no, che brutta, non mi piacciono più. Cioè, se i problemi fossero quale scarpe ci piacciono nel mondo, ma nessun problema. Anzi, mi diverto sempre tanto a leggere tutti i vostri commenti, anche perché io, secondo me, ho le follower più carine del mondo. Perché anche quando mi scrivete delle cattive, cioè delle cattiverie, scusate, anche quando mi scrivete delle critiche, non siete mai cattive. O forse sono io che non le vedo cattive, in maniera cattiva, perché io non sono per niente permalosa. Io sono una che si sfascia dalle risate per un sacco di cose. Io rido tantissimo, ma anche di me stessa. Mi prendo tantissimo per il culo. E mi sono sempre trovata benissimo a prendermi un po' per il culo, perché non ci possiamo prendere troppo sul serio. Poi questo è YouTube, sono dei video, cioè, oh, what the fuck? Adesso sto imparando l'inglese, quindi posso dire anche io, oh, what the fuck? Bene, va bene, ho finito, vi mando un bacio. Avete visto che sto facendo un video al giorno? Ho caricato tanto in questo periodo, tutte le sere, mi piace tornare a casa e dedicarmi a fare un video che poi mentre mangio così edito e mi diverto tantissimo perché il giorno dopo così vado a vedere subito tutti i commenti, mi fate tantissima, tantissimissima compagnia. Quindi ci sarà questo video qua della haul abbigliamento, poi credo che ci sarà un video tag sul Natale e poi comincerò la carrellata di preferiti, beauty, makeup, prodotti terminati. E poi ho anche inventato un video tag che però farò per la fine dell'anno perché riguarda la fine dell'anno. Quindi io spero che vi faccia piacere che ho deciso così di dedicarmi di più ai video, al canale e pubblicare tanti video. Mi sto divertendo, mi sta piacendo vedere la crescita del canale. Tutto, insomma, alla fine è una grandissima distrazione da tutto il quotidiano e le pesantezze della vita quotidiana. E quindi mi piace tantissimo. Inserirò a fare video nelle 6 dorimanie. Peraltro le 6 dorimanie vi piacciono sempre tantissimo, anzi, se non avete visto il video delle 6 dorimanie che avevo pubblicato ieri, vi lascio il link qua sotto. Era un video in cui ero reduce da una giornata in cui avevo riso tanto e avevo ancora la ridarella addosso e si vede, infatti molte di voi me l'hanno scritto. E basta, ragazze, io vi mando un bacio e ci vediamo domani. Ciao!